Siamo qui dalla Casa delle Donne di Milano e questo che oggi conduciamo è l'ultimo incontro di una rassegna che abbiamo condotto quest'anno sul tema delle editrici femministe, case editrici femministe. Io sono Vittoria Longoni, sono referente del gruppo Librarsi, quindi abbiamo curato insieme con Enciclopedia delle Donne questi eventi che sono stati appunto dal nostro punto di vista molto interessanti. Abbiamo fatto un primo incontro nell'ambito di Book City in cui abbiamo potuto confrontare esperienze storiche. Tra l'altro ricordo che con noi c'è anche Laura Lepetit, la storica fondatrice della casa editrice La Tartaruga. E quindi abbiamo fatto questo primo incontro in cui abbiamo messo a confronto delle esperienze storiche con esperienze più recenti. Quindi Laura Lepetit e Luciana Tufani insieme con Enciclopedia delle Donne e con Monica Martinelli. Quindi esperienze anche più recenti. Abbiamo fatto poi un secondo incontro in cui abbiamo coinvolto altre editrici, tra cui appunto Angela De Luciano per Wanda, Cecilia Palombelli per Viella e Gabriella Musetti per Vita Attiva. In questo incontro quindi abbiamo già potuto confrontarci anche con Anna Maria Crispino. In questo secondo incontro quindi abbiamo potuto conoscere delle case editrici con una lunga esperienza alle spalle, con molti titoli e con un lavoro molto qualificato e molto, molto interessante. Volevo segnalare che già in questo primo incontro Anna Maria Crispino aveva segnalato tra le possibili sinergie tra le editrici la possibilità, poi non so se la cosa è andata avanti, se è rimasta lì, comunque di stabilire una rete di collaborazione tra le editrici femministe che aderiscono alla DEI, Associazione fra Editrici Indipendenti. Magari questo è un tema che teniamo quindi presente. Quindi questo secondo incontro abbiamo comunque conosciuto editrici di grandissimo respiro, anche storico, insomma, che lavorano da decenni in questo campo, con cataloghi molto anche diversificati fra di loro, insomma, con una grande varietà. L'esperienza di Vita Attiva ci ha messo in contatto anche con la sinergia con la Casa delle Donne di Trieste. Naturalmente la Casa Internazionale delle Donne di Roma è sempre in gioco quando parliamo di Anna Maria Crispino e di Maria Palazzesi, a cui tra poco daremo la parola. Abbiamo poi fatto, sempre per questa rassegna, un terzo incontro con delle case editrici più giovani e dal profilo militante combattivo, che sono appunto state fondate più di recente da editrici molto, molto giovani e molto impegnate. Abbiamo conosciuto Laura Fontanella e Marta Cotta Ramosino per Asterisco Edizioni, poi Emiliana Nardin per l'edizione Somara, e Ilaria Leccardi per Capovolte, e insieme a loro, con esperienza alle spalle più ampia, c'era anche, tra l'altro, Margherita Giacobino. E abbiamo scoperto con piacere quindi queste ragazze che si stanno dedicando con molta passione a una pratica editoriale con un profilo combattivo, militante, insomma, con grandissima energia e con una stretta relazione con movimenti di lotta, sia di profilo LGBTQI, eccetera, sia anche legate a Non Una di Meno o ad altre realtà di questo tipo. Quindi abbiamo scoperto cose che non conoscevamo e abbiamo cercato appunto in questo di mettere a confronto, di mettere insieme questa grande ricchezza di esperienze che l'editoria delle donne oggi presenta. E oggi, mettendo un pochino una conclusione, almeno per adesso, insomma, questa nostra rassegna, vorremmo allargare lo sguardo e quindi abbiamo invitato due persone che sicuramente hanno un'esperienza molto più ampia della nostra e che ci aiuteranno quindi ad allargare lo sguardo. Abbiamo quindi con noi Maria Palazzesi e Anna Maria Crispino, che ci potranno rendere conto dell'esperienza molto ricca di Feminism, la fiera dell'editoria delle donne, di cui è attualmente in corso online la quarta edizione. Si tratta quindi di una rassegna molto importante che da 4 anni a questa parte raccoglie e promuove autrici e sono in contatto con, mi pare, 70-80 case editrici diverse, quindi una grandissima ricchezza e pluralità di esperienze. E Femini si è posta appunto come una grande vetrina per l'editoria delle donne. Vi dico rapidamente due cose su di loro, anche se magari non hanno tanto bisogno di presentazione. Comunque, Maria Palazzesi è curatrice di Feminism ed è responsabile delle attività culturali di Archivia. Ecco, Archivia raccoglie numerose associazioni. Archivia significa archivi, biblioteche, centri di documentazione delle donne.
E quindi raccoglie da tempo moltissime attività nel campo della biblioteca, degli archivi, e tra queste, le numerose fondazioni che fanno riferimento ad archivi, c'è anche il Centro di Documentazione Internazionale Alma Sabatini, di cui appunto Maria è tra l'altro vicepresidente. Quindi vedete quanti punti. Ecco, tutto questo si svolge, diciamo, anche nell'ambito della Casa delle Donne di Roma. Per quanto riguarda Anna Maria Crispino, socia fondatrice della Società Italiana delle Letterate, che ha fondato la rivista Leggendaria, è direttora della Iacobelli Edizione, è una persona di grandissima esperienza e conoscenza nell'ambito della letteratura a firma femminile. A lei vorremmo chiedere tra l'altro in particolare, oltre che anche a lei, un contributo su Feminism, che tra l'altro mi pare è nato proprio da una sua idea e con cui lei costantemente collabora, anche che ci dica qualcosa dal punto di vista della Società Italiana delle Letterate, per capire oggi quali sono le tendenze, ma anche i problemi, le linee di tendenza su cui si muove oggi la letteratura a firma femminile e magari i problemi e le prospettive che ha oggi l'editoria femminista. Quindi possiamo procedere così. Adesso appunto sia Maria Palazzesi che Anna Maria Crispino ci renderanno conto dal lato della loro ampia esperienza di cosa ha significato femminismo e qual è il loro punto di vista oggi in questo campo, i problemi, le prospettive, ma anche le tematiche emergenti o i linguaggi nuovi che vogliono più promuovere nell'ambito appunto dell'editoria delle donne. E questa è la cosa che chiediamo soprattutto a loro. E poi appunto avremo altri contributi, è previsto anche un contributo di Silvia Neonato e oltre che di Laura Lepetit che interverranno in un secondo momento. Quindi noi ci riserviamo oggi di allargare un po' il nostro orizzonte, di consolidare se riusciamo il nostro panorama di conoscenza reciproca in questo campo, di vedere se sono possibili delle forme di interazione e di capire quali sono le tendenze per il futuro. Come Casa delle Donne, comunque intendiamo poi proseguire, è già previsto sempre in collaborazione con l'editrice e con il blog Enciclopedia delle Donne.it, un incontro che faremo probabilmente nell'ambito di Book City, quindi a novembre, questa volta rivolto alle librerie delle donne, ma anche librerie che senza denominarsi tali comunque sono un punto di riferimento importante per l'editoria delle donne. Quindi adesso diamo la parola a Maria Palazzesi e Anna Maria Crispino che ci parleranno di questa loro ricchissima esperienza. Grazie di questa introduzione e soprattutto grazie anche per l'invito che ci avete rivolto. Di fatto, un po' nelle cose che venivano dette adesso, proprio da Vittoria, una degli impegni più importanti che io credo a maggior ragione oggi noi ci dobbiamo proporre è quello di investigare quali possono essere le forme che ci consentano nuove energie e sinergie tra quelle che sono le persone che si muovono all'interno dello scenario dell'editoria, in particolare dell'editoria, della piccola editoria indipendente, lo diciamo, e di tutto ciò che propone titoli di autrice. Quindi, insomma, questa è già fa parte anche questo, già in qualche modo, di questo andare verso un nuovo che dobbiamo anche pensare insieme. Però per farlo è giusto anche mettere un po' così a tema quelli che sono già le esperienze. La nostra esperienza, quella di Feminism, voglio dire, che ovviamente non nasce casualmente, ma nasce a sua volta da un percorso che ha visto, diciamo così, alcune persone, quattro in particolare, Anna Maria Crispino, Giovanna Olivieri, Stefania Polterini ed io. Diciamo così, impegnate da tempo all'interno di quello che è il mondo dei libri, perché libraie o perché lo sono state, perché editore, perché critiche letterarie o comunque di saggistiche, perché lavorano negli archivi. E questo, diciamo così, credo che sia stato in realtà il primo motivo per cui abbiamo pensato che avevamo bisogno in qualche modo anche di confrontarci tra di noi per pensare a un progetto che ci consentisse di in qualche modo affrontare una questione che a noi pareva importante ed impellente, quella cioè di diciamo così, lavorare, contribuire, impegnarci per rendere in qualche modo il più possibile,
anche sulla base delle nostre forze, visibile quella che è una produzione d'autrice davvero molto vasta e in tutti e quelli che sono i settori e i generi che arricchiscono il mondo dei libri. E da qui in qualche modo è nata inizialmente la proposta di femminism, che ovviamente poi nel tempo è anche andata affinandosi. E dunque, ed è anche, dico questo perché il nostro lavoro di ideazione e poi di organizzazione è sicuramente, diciamo così, il punto di riferimento della fiera stessa. E questo significa anche in qualche modo cercare di, confrontandoci anche via via, individuare quelli che ne sono i punti di forza, quelli di debolezza, e cercare in qualche modo di affrontarli. La qualcosa abbiamo anche fatto, e su questo semmai mi piacerebbe ritornare fra pochino. L'altra cosa che a me piace dire in questo senso è che noi abbiamo pensato che a questo bisogno che sentivamo importante, perché qui io non ritornerò su una cosa che tutte sappiamo, oggi a Roma non esiste più una libreria delle donne, ad esempio in alcuni altri luoghi dell'Italia certamente sì, ma comunque quell'esperienza che è stata fondativa per quanto ci riguarda è un'esperienza che altrimenti deve essere lavorata. Femminism in qualche modo rientra anche un po' all'interno di questo desiderio. E non è un caso, tra l'altro, che noi abbiamo voluto che questa nostra manifestazione venisse firmata dalla Casa Internazionale delle Donne in primis, all'interno dei cui luoghi essa si, quando è in presenza, e fino a che è stata in presenza, si è svolta e si svolgerà anche nei mesi prossimi. E ovviamente perché in questo senso tutto ciò che ha a che fare con la politica che noi conosciamo e all'interno della quale ci muoviamo, quindi quella del pensiero delle donne e del femminismo, la capacità relazionale, la messa in gioco comunque sia dei nostri corpi negli spazi, oltre che dei nostri pensieri e delle nostre esperienze nei vari campi, è in qualche modo una necessità. La Casa Internazionale delle Donne è un fatto, diciamo così, che è un luogo simbolico a cui noi con grande volontà anche vogliamo continuare a contribuire all'esistenza, anche come spazio di libertà. E i libri, in qualche modo, no? Sono tra l'altro essi stessi simbolo di questo elemento. Quindi diciamo, a partire da questo fatto, la prima cosa che a me piace qui ricordarvi, visto i temi su cui ci stiamo orientando, è che noi, quando abbiamo ideato la Fiera dell'Editoria delle Donne, abbiamo pensato di organizzarla in maniera tale da coinvolgere non solo le case editrici femministe, ma di coinvolgere in essa quelli che sono, diciamo così, la filiera degli editori indipendenti di qualità, all'interno dei cui cataloghi spesso, ben più che per altri casi editoriali, la presenza di testi di autrici è davvero molto importante, è interessante, il loro è un lavoro che comunque è spesso in generale un lavoro di cura, di attenzione, e quindi anche in questo senso capace di rispondere a un'esigenza che si propone, e che è quella, da una parte, di farsi conoscere da parte di chi scrive, dall'altra di conoscere da parte di chi legge. Insomma, la trasmissione tra lettrice e lettore e autore, autrice, è in qualche modo sempre stata presente anche per quanto ci riguarda nella nostra programmazione. E dunque, e non è un caso in questo senso, che una delle sinergie che abbiamo anche voluto attivare insieme a quella degli editori è stata quella con alcune sigle importanti, una delle quali è proprio quella della DEI, che è una delle associazioni all'interno della quale si riconoscono gli editori indipendenti, i piccoli editori indipendenti in Italia, ma che voi conoscete bene, visto la vostra partecipazione ad alcune delle loro manifestazioni nella città di Milano. L'altra cosa che io penso sia importante dire è che quando noi abbiamo fatto partire questa nostra proposta, abbiamo trovato subito anche dei soggetti che hanno voluto firmarla e dunque in qualche modo sostenerla. Lo dico anche perché stiamo parlando anche delle sinergie, no? Dunque usiamo anche quelle che già esistono. Indubbiamente la SIL, la Società Italiana delle Letterate, è una delle nostre sostenitrici più importanti, anche perché partecipa attivamente alla nostra manifestazione. Lo è anche il concorso Lingua Madre, che quest'anno, tra l'altro, per la prima volta, tra l'altro, porta tra di noi anche la presentazione di un suo libro importante, che avverrà proprio la settimana prossima.
E non solo, abbiamo anche altre sigle, la stessa Jacobelli, e diciamo sono molte quelle di cui vogliamo parlare, e diciamo anche che abbiamo anche fatto un tentativo, non casualmente, di andare a ottenere una serie di patrocini dalle istituzioni, dal primo municipio di Roma, che è stato forse quello che immediatamente ci ha subito voluto in qualche modo, diciamo, sostenere partecipando anche alle nostre attività, ma dalla Regione Lazio, che quest'anno per la prima volta ci ha anche sostenuto economicamente, un piccolo contributo, ma per noi determinante, e dal MIBACT. Perché dico anche queste cose? Perché io credo che uno dei nostri obiettivi, quello di Feminism, ma in qualche modo lo propongo un po' a tutte noi, è quello di dire che quelle, le attività che noi svolgiamo troppo spesso vengono in qualche modo volutamente, no, inserite in un meccanismo di nicchia, che non è la stessa cosa di quella che noi intendiamo quando vogliamo mettere in evidenza e valorizzare testi di autrici o comunque le attività e il lavoro che noi facciamo. Dunque, in qualche modo, in questo senso, anche delle forzature che vadano verso la rottura di un meccanismo anche strumentalmente utilizzato, mi sembra che sia anch'esso un elemento importante della politica che noi vogliamo attuare. La risposta degli editori che noi abbiamo avuto è stata davvero importante, perché fin dalla nostra prima edizione sono stati tanti gli editori che si sono inseriti. Certo, nella prima edizione avevamo dalla nostra la novità. Qualcuno, non mi ricordo esattamente chi, se non forse addirittura una delle donne dell'Enciclopedia delle Donne, ma non mi vorrei sbagliare, ci disse: beh, insomma, c'è la scoperta dell'acqua calda, però l'idea non era venuta a nessuno. Quindi il fatto comunque di mettere in gioco i saperi delle donne attraverso le loro scritture e attraverso una fiera che fosse anche una grande vetrina di tutta questa produzione, in qualche modo diciamo, ci ha consentito di giocare su una notizia che ha portato subito a noi non pochi editori. Infatti, nel 2018, quando noi abbiamo proposto la nostra prima edizione, abbiamo avuto fin da subito, dico i numeri perché ci danno già un'indicazione, 68 editori che hanno portato i loro titoli in fiera. L'anno successivo siamo arrivati a 74 editori. Il terzo anno, il 2020, eravamo a 87 editori ed è stato poi l'anno della pandemia. Quest'anno ne abbiamo 68. Su questi ultimi 2 anni, poi, semmai dopo che anche Anna Maria sarà voluta intervenire, mi piacerebbe ritornare. Noi abbiamo avuto, grazie a questi editori, la possibilità di costruire la fiera, e anche qui sinergia, perché senza gli editori che immediatamente si sono messi, diciamo così, all'interno del percorso che noi proponevamo con la proposta di titoli di novità di loro autrici nei vari campi di cui loro si occupano, o in particolare che tenevano a presentare, è stato, diciamo così, l'anima che ci ha consentito la realizzazione di quella che è stata la fiera fino allo scorso anno, non compreso, ovvero sia una 3 giorni e mezzo, 4 giorni, che si è svolta quasi 24 ore, per noi 24 ore al giorno, ma comunque una decina sicuramente, a tambur battente, in cui una serie presentazioni su presentazioni nei vari spazi che abbiamo potuto utilizzare, molti della Casa Internazionale delle Donne, ha potuto, diciamo così, aprire le porte a un pubblico anche molto numeroso che è venuto a sentire gli incontri, a seguire gli incontri. Forse quella è stata la cosa ancora più seguita di quanto non lo sia stata la parte poi di esposizione editoriale. Ma anche perché considerate che noi abbiamo avuto una novantina di incontri annualmente, e la maggioranza sono state delle presentazioni, ma poi noi abbiamo anche organizzato tutti gli anni una serie di focus della nostra direzione, semmai in collaborazione con altri soggetti, che volevano di anno in anno andare a mettere in evidenza il nostro specifico interesse per un qualche tema. E è stato proprio il primo anno, quello in cui noi abbiamo presentato come i focus intorno a cui lavorare, quelli legati alla filiera del libro, a filiera dell'editoria, ma in particolare del libro d'autrice. Tra l'altro, non so se Anna Maria già vuole intervenire a questo punto su
su questo, perché diciamo il lavoro organizzativo di questo focus in particolare è stato proprio fatto da lei, insomma. Quindi non so se Anna Maria su questo già vuoi intervenire e dire qualcosa. Sì, mi riaggancio subito a quello che ha appena detto Maria, perché questa questione delle sinergie che poniamo da molto tempo, Laura Lepetit, che qui con noi si ricorderà che cosa fu l'impresa eroica di una specie di consorzio di case editrici e collane dedicate alle donne, che organizzò degli stand collettivi nelle fiere internazionali del libro femminista degli anni Ottanta. C'è stato, come dire, un percorso con diverse tappe, che però mi pare che sia in questi ultimissimi anni estremamente accelerato e anche molto più visibile. Feminism ha sicuramente contribuito a questa visibilità, essendo essa stessa proprio nel suo configurarsi come enorme, gigantesca vetrina della produzione femminile, una forma di sinergia possibile. Per esperienza diretta di lavoro editoriale negli ultimi, direi, quasi 20 anni, so che i piccoli editori hanno grandissima difficoltà a mettere insieme o a realizzare sinergie dal punto di vista produttivo del libro, quindi la stampa, la diffusione, eccetera, ma invece sono stati, come nel caso di Feminism, molto disponibili ad una condivisione di spazi e cornici di riferimento che valorizzassero la singolarità specifica della loro produzione e però la capacità di confrontarsi e di dialogare. Il primo anno lo abbiamo dedicato proprio su un asso, proprio alla filiera del libro, come asse portante di un'analisi che voleva soprattutto mettere in evidenza come l'editoria sia un lavoro di cura, e non è un caso che la maggior parte delle persone che ci lavorano siano donne. Ci vuole professionalità, ma anche molta attenzione, sensibilità, intuito, capacità relazionale all'interno delle piccole case editrici, che sono quasi sempre sottodimensionate e quindi sono luoghi in cui ognuna e ognuno deve fare di tutto e di più, e nelle varie fasi di lavorazione che porta dal manoscritto al banco della libreria, alla vendita del libro, ci sono queste figure chiave fondamentali che sono in grande maggioranza donne. Già in quel primo anno sottolineiamo che questa grande presenza di lavoratrici, di esperte, di critiche, di editor, di traduttrici, di uffici stampa nelle case editrici non corrispondeva poi ad una altrettanto importante presenza ai vertici delle case editrici, ma la mia impressione, non so Maria cosa ne pensa, è che proprio negli ultimissimi anni, negli ultimi 3 o 4 anni, questa situazione sta lentamente cambiando. La filiera del libro significa non solo chi fa i libri, cioè gli editori, ma anche le autrici da un lato e le libraie come terminale ultimo. In mezzo ci sono una serie di passaggi fondamentali senza dei quali non si riuscirebbe a come dire, mettere a disposizione delle lettrici e dei lettori dei prodotti interessanti, validi e di buona qualità. Quindi io direi che le sinergie ci sono già, ci sono per quello che riguarda
come dire, l'intenzione. L'Associazione degli Editori Indipendenti, la DEI, cui faceva riferimento prima Maria Palazzesi, è cresciuta enormemente negli ultimi due anni. Durante la pandemia, in cui, come è noto, i tassi di lettura sono cresciuti in tutte le fasce di età, probabilmente perché stare a casa ha favorito un'attività di lettura più intensa che nel passato, ha rivelato che ormai i piccoli editori indipendenti coprono quasi il 34% della produzione editoriale. È un dato di estrema importanza, perché fino agli inizi degli anni 2010, diciamo fino a 5, 6, 7 anni fa, l'incubo era invece che la concentrazione editoriale, esemplificata dalla, come dire, dall'acquisizione e dalla messa sotto lo stesso padrone di Rizzoli e Mondadori, avrebbe sbaragliato il mercato. E invece oggi, a distanza di solo qualche anno, il gruppo Rizzoli, Corriere della Sera e Mondadori ha un fatturato che è lo stesso della sola Mondadori prima dell'unificazione. Quindi vuol dire che questa concentrazione di proprietà editoriali, che nel caso poi dei grandi gruppi significa anche grande capacità di influire sulla distribuzione e quindi di soffocare ancora di più le attività delle librerie, non ha portato all'esito che ci si aspettava. I piccoli editori indipendenti, forse per una reazione quasi fisica, hanno incrementato la loro produzione, hanno migliorato la loro produzione, sono nate una serie di case editrici nuove, nella DEI ce ne sono oggi più di 200, e appunto hanno conquistato quote di mercato. In queste quote di mercato conquistate non è indifferente il peso delle editorie dichiaratamente femministe, delle piccole case editrici di qualità che pubblicano testi a firma femminile, e di collane e settori, diciamo, editoriali in case editrici piccole ma generaliste, che sono cresciute in maniera esponenziale. Io trovo che questo sia un fenomeno di grandissimo interesse, che si accompagna a quello che vediamo nelle cronache di tutti i giorni. Faccio l'esempio più banale per capirci: è il primo anno nella storia ultrasettantennale del premio Strega che nei 12 testi finalisti c'erano più donne che uomini. Non è un caso, non è una fortuna, non è neanche un omaggio, come dire, alla incrementata attività di scrittura delle donne, è il riconoscimento di un mondo che sta rapidamente cambiando, che sta cambiando sia per la consistenza del lavoro fatto dalle ricercatrici e dalle studiose sulle genealogie femminili in letteratura e in altri campi, nell'arte, nella scienza, nella storia, nell'archeologia, eccetera, eccetera, sia della maggiore sicurezza, maggiore abilità, maggiore capacità, qualità di scrittura, che contraddistingue un gruppo piuttosto numeroso di giovani scrittrici che hanno trovato accesso al mercato editoriale e alla pubblicazione. Io credo che questo vada molto valutato anche per, come dire, smontare alcuni luoghi comuni che hanno circolato a lungo tra di noi. Lo diceva e lo accennava Maria, l'idea che l'editoria delle donne sia un'editoria di nicchia non è più così, almeno non lo è in maniera
prevalente. L'idea che la scrittura delle donne sia, come dire, un campo a parte, diciamo, un controcanone che si alimenta di se stesso. Ci sono significativi, credo, spostamenti in questo settore, e forse chi di voi ha avuto la possibilità di seguire l'evento organizzato dalla Società Italiana delle Letterate lo scorso 5 giugno proprio nell'ambito di Feminism, ha avuto proprio il polso, io credo, di questo spostamento, di questo cambiamento, di questi movimenti interni ed esterni, tra centro e periferia, tra mainstream e nicchia, di cui vi accennavo. Il 5 giugno la SIL, per festeggiare i suoi 25 anni dalla fondazione, ha organizzato una maratona in cui sono intervenute oltre 20 socie della SIL e studiose di letteratura, che hanno ricostruito una mappa di questi 25 anni attraverso i libri pubblicati, quindi stabilendo non solo la qualità e la quantità di questi testi, la cui pubblicazione è dovuta proprio all'esistenza di piccole case editrici indipendenti di qualità, perché sennò non avrebbero avuto sbocco, avrebbero avuto sbocco in quell'editoria parauniversitaria che poi viene pubblicata con dei contributi e resta negli scantinati degli editori appunto universitari. No, ma non solo attraverso questo, ma attraverso il fatto che in questa mappa si rintraccia come il lavoro collettivo di riferimento reciproco, di valorizzazione l'una dell'altra, di connessioni interne a questo territorio della letteratura firma femminile sia stato importante, significativo e soprattutto sia in progress, perché, e chiudo su questo se me lo consentite, in un libro nato nel 2000 ma ripubblicato in una seconda edizione aggiornata nel 2015, che si chiama Oltre Canone, Adriana Chemello, con un divertissement molto sofisticato, riprendeva il discorso delle tre Guinee di Virginia Woolf e diceva, mentre Virginia Woolf diceva come facciamo ad investire le nostre tre Guinee per evitare la guerra, lei, parafrasando questo ragionamento, si era chiesta come facciamo ad investire le nostre tre Guinee per favorire la scrittura delle donne. E diceva, dovremmo investire la prima Guinea appunto nella creazione delle possibilità di scrittura delle donne, la seconda Guinea nella nostra capacità di trasmettere, quindi attraverso la formazione, l'istruzione, la docenza, eccetera. Ma la terza Guinea va investita nell'editoria, perché il lavoro delle donne ha bisogno di, come dire, germogliare, venire fuori, apparire ed essere visto per poter creare questo universo di riferimenti e questo percorso di crescita in relazione anche qui, come nella presenza e nei rapporti tra di noi, essere relazione è la chiave per andare avanti e per aprirci all'ascolto delle altre. Così la scrittura delle donne, specie quella saggistica, devo dire, in particolare, ma anche quella diciamo di narrativa, ha fortissimo questo segno della relazione, fortissimo questo segno dell'avere acquisito l'idea che ci sono state donne prima di noi e che ci devono essere donne dopo di noi, in una comunità intergenerazionale, interculturale e
interdisciplinare, in qualche modo è la relazione, è quel inter che probabilmente ci contraddistingue. Posso, mi piacerebbe aggiungere a questo inter anche interconnessa, e questo mi consente di dire due cose che ci riguardano. Una, che comunque tutti i nostri incontri quest'anno sono quelli che abbiamo fatto fino ad oggi e continueranno fino alla fine di giugno, sono proposti su piattaforma StreamYard e possono essere seguiti non solo in diretta ma anche successivamente grazie ai nostri social, sia Facebook che YouTube. Dunque, chi volesse andare a seguire anche l'incontro della SIL a cui Anna Maria faceva adesso riferimento lo può assolutamente fare, e questo è un altro elemento che mi pare interessante. Noi oggi abbiamo come un fatto in più a cui pensare quando facciamo questi nostri incontri e ci diciamo e ci diamo anche argomenti e ipotesi di fare a partire da quello che facciamo. E solo in questo senso mi piacerebbe qui dire che noi, questa cosa succede perché noi nello scorso anno 2020, proprio alla vigilia della nostra inaugurazione, siamo state costrette a sospendere la fiera. Era un anno davvero importante per noi perché era un terzo anno molto abitato da editori, case editrici e con tantissime proposte, focus interessanti e importanti, che poi hanno dimostrato alcuni di essere ancora più diciamo così centrati di quanto non avremmo pensato. E che cosa è successo? È successo che noi abbiamo sospeso, però contrariamente a quello che hanno fatto altri soggetti, così come noi in relazione parlo in particolare ai soggetti organizzatori, festival o fiere, non abbiamo pensato di annullare. Ci siamo date un po' un tempo e poi abbiamo deciso di non lasciar cadere questa terza edizione 2020 di Feminism e di proporla adeguandoci a quello che il tempo della pandemia, dell'emergenza sanitaria, in qualche modo imponeva. Un ripensamento che ci ha portato a proporre, non appena è stato possibile, questo abbiamo fatto lo scorso anno, una ripresa dei nostri incontri, e a cui avendo fatto ovviamente la proposta agli editori prima, che ha visto presentazioni snodarsi all'interno di un periodo che da luglio è arrivata ad ottobre all'interno del giardino, in particolare del giardino della Casa Internazionale delle Donne, e dove appunto abbiamo organizzato tappe di incontri e di presentazioni. E poi tra l'altro una delle cose che abbiamo fatto lo scorso anno è stata anche quella di durante il mese di luglio, una delle prime cose è stata proprio quella di proporre un focus sull'editoria in pandemia, no? Che quindi è un altro di quelle esperienze di cui dobbiamo avvalerci ancora oggi e di cui abbiamo cercato di far tesoro nel successivo farsi della nostra progettazione. Poi abbiamo chiuso la nostra manifestazione con una giornata via streaming in cui abbiamo proposto i focus che già avevamo pensato per l'edizione, per quella terza edizione, dei focus sull'irriverenza delle donne, sul neocolonialismo e l'afrofuturismo femminista e appunto sull'emergenza climatica. È stata un'esperienza che io credo posso dire davvero abbastanza impegnativa ma soddisfacente, nel senso noi non volevamo perdere l'appuntamento, non volevamo nemmeno perdere quelli che sono gli elementi diciamo base che hanno a che fare con la nostra politica anche culturale, dunque anche di Feminism, ma nemmeno diciamo così non affrontare le questioni che un'emergenza ci poneva. È da lì che poi è nata la decisione di continuare con questa nostra esperienza e dare vita a Feminism 4 2021, dove siamo partite con una proposta che fin da subito vedeva diciamo così, dichiarare il nostro interesse a svolgere una manifestazione nel lungo periodo, da marzo ad ottobre,
che avesse la possibilità di andare immediatamente via streaming e che poi, quando e se ovviamente fosse stato possibile, si trasferisse invece nella costruzione della in presenza, come si dice, è quello che abbiamo fatto. La risposta è stata, malgrado tutto, secondo noi molto, molto importante e noi abbiamo imparato molte cose. Abbiamo imparato, per esempio, a usare tutto ciò che ha a che fare con lo streaming non come sostitutivo, ma come, diciamo così, strumento altro. Quindi uno degli strumenti di lavoro a cui ricorrere volutamente e non per necessità. Uno strumento che ovviamente dobbiamo molto lavorare per risistemare le cose, ma che comunque ci ha consentito, ad esempio, la cosa che dicevo prima, noi adesso per tutti quelli che sono i nostri appuntamenti in streaming abbiamo costruito un archivio per cui chiunque voglia può andare a risentire incontri e presentazioni focus. Non so, già ne abbiamo fatti non pochi. E l'altro, il fatto che comunque una cosa di questo tipo ci ha consentito la scoperta da una parte di una concentrazione diversa nella proposta delle presentazioni, anche tra persone che intervenivano e il pubblico che seguiva. E l'altra, quella di diciamo così, poterci avvalere di una serie di situazioni e presenze che certamente una fiera come la nostra, Feminism, non si sarebbe potuta nemmeno pensare di proporsi. Ad esempio abbiamo avuto delle autrici che ci hanno raggiunto via streaming e che sono state davvero, hanno fatto davvero la differenza. Mi viene in mente Jamila Ribeiro, che ci ha portato insieme a Capovolte, che è stata una delle nostre ospiti, la sua parola, no? Il luogo della parola, ed è stato un incontro particolarmente interessante. All'interno di questo percorso io direi che noi abbiamo anche avuto la possibilità di vedere come quest'anno ci fossero molte proposte anche di saggistica. Questo è il mio cane che sta facendo questo rumore. Stai zitto perché sennò ti faccio intervenire. Sono state molte le proposte di saggistica, di giovani donne anche, no? Di donne di varietà, ma di giovani donne. E questo, diciamo, è stato anche interessante perché... Scusate un attimo, che cosa succede? Baruch, guarda, Jessica sei arrivata. È arrivata la sua dog sitter. Io sono, scusatemi, impossibilitata a fare diversamente, però Baruch deve stare zitto, grazie. Allora, no, vi dicevo, questa è stata una cosa molto interessante perché ci ha portato a Feminism una serie di argomenti, di punti di vista che si sono incrociati con alcuni già conosciuti. Penso ad esempio alla proposta di Spaccademia portata da DWF, un modo diverso di vivere un'accademia che sicuramente vogliamo amica e anche le giovani generazioni lo vogliono. Insomma, è stato molto interessante anche vedere come si dipanava questa matassa e anche vedere quali erano i nuovi generi che si affacciavano e facevano fronte. Per esempio, mi viene in mente tutto ciò che è graphic novel, che è stato uno degli altri elementi che noi abbiamo avuto in streaming, molto interessanti. Ma insomma, non mi voglio qui attardare a farvi l'elenco di tutte queste cose, però certamente è che oggi abbiamo anche molta voglia di ritornare in presenza. Lo potremo fare, visto che ci è consentito, e lo faremo nei mesi di luglio e di settembre. Abbiamo visto che già anche nei mesi di luglio e settembre i nostri editori e le nostre editrici hanno subito in grande parte, insomma così, avanzato delle proposte. Sarà interessante vedere come si svolgeranno questi incontri, perché quello che vi possiamo dire rispetto all'esperienza che abbiamo fatto lo scorso anno è che uno dei fattori più evidenti quando siamo andate in presenza è stata la voglia di esserci da parte di editrici. Mi viene in mente Tiziana El Sabrina delle Assassine di Milano, che insomma, lei è comunque venuta da Milano a Roma anche se non sapeva quanto pubblico avrebbe incontrato, perché l'emozione del potersi ripensare in una situazione accogliente e con delle vicinanze di menti e di corpi, insomma, ha avuto sicuramente l'effetto di farsi considerare quasi una necessità. Ecco, questa è una cosa che noi dovremmo molto lavorare. Esperienze come la nostra, noi la vorremmo mettere in campo
per usarla anche criticamente, e per questo motivo stiamo pensando appunto di organizzare come appuntamento ultimo di chiusura della nostra manifestazione 2021 un focus sull'editoria, a cui ovviamente vi aspettiamo assolutamente, perché l'idea è proprio quella di quello che noi pensiamo è che la pandemia di fatto ha evidenziato fatti e situazioni preesistenti alla pandemia stessa, ha messo in evidenza dei nodi, delle questioni anche critiche. Queste riguardano anche i festival, riguardano anche diciamo le fiere. Dovremo ripensarle, così come dobbiamo ripensare diversamente le possibili altre catene, concatenazioni di fare. Le librerie indipendenti hanno preso, anche grazie allo streaming, diciamo così, oltre che essere state considerate un po' come delle farmacie della mente, una capacità diversa di collegamento col territorio. E qui le cose che sottolineava Anna Maria prima mi sembrano davvero, diciamo così, centrali. In questo momento, se di cambiamento dobbiamo pensare e verso un cambiamento dobbiamo andare, forse deve essere un cambiamento proprio di natura strutturale. Non dobbiamo perdere l'occasione, io credo, e la necessità di una relazione diversa con il territorio e con tanti soggetti, anche quanti noi siamo, io penso che stia un po' alla base di questo ripensamento per il mondo dell'editoria. Volevi aggiungere qualcosa, Anna Maria? Forse devi aprirti il microfono. No, non voglio togliere altro tempo, perché sono molto interessata ad ascoltare le altre che sono presenti in questo nostro confronto. Volevo solo ricordare che parlare di libri oggi significa necessariamente parlare di forme di narrativa, e quindi anche di altri media, per esempio la televisione, per esempio le narrative seriali, per esempio... come dire, il cambiamento che sottolineava Maria sulle modalità in streaming ha inciso fortemente anche su altri consumi culturali. Quindi il 1° luglio noi avremo un focus proprio su questa questione delle narrative seriali, e nell'evento finale io spero che si possa mettere a fuoco come ci sia una continuità, come diversi comunicanti tra diversi settori di produzione culturale a cui dovremmo stare particolarmente attenta, non solo perché le narrative tutte comunque afferiscono alla forma originaria del romanzo e della messa a fuoco del pensiero, ma anche perché, come dire, riguardano fortemente la relazione intergenerazionale. Quindi solo questo. Veramente vi ringraziamo moltissimo per quello che ci avete detto, per la ricchissima esperienza di cui voi siete promotrici e portatrici. Intanto vi dico qualcosa da parte dell'intervento in chat. Pina Mandolfo saluta, dice che l'editoria delle donne è preziosa. Rossana Di Fazio, di Enciclopedia delle Donne, in particolare dice: interessantissimo Crispino, la resistenza funziona. E poi abbiamo Laura Minguzzi della Libreria delle Donne, che appunto ci abbraccia, che adesso deve lasciarci perché adesso c'è la redazione del loro sito, con cui comunque siamo in rapporto. Quindi vi ringraziamo moltissimo, e appunto poi questa comunicazione sarà comunque messa anche sul nostro sito. È importante che ci facciamo conoscere reciprocamente tutti i link e le possibilità di vedere anche da remoto tutte le interessantissime iniziative che sono state prese. È chiaro che abbiamo messo all'ordine del giorno oggi tanti argomenti, se volete ne aggiungo un altro paio come stimoli, insomma, anche per le persone che interverranno in seguito. Cioè, una domanda, se volete, un po' di fondo: quanto ha influito finora l'editoria femminista sull'editoria generale, quanto, in che forma ha potuto incidere e come si vorrebbe che incidesse? Un'altra possibile domanda riguarda non tanto il versante delle autrici, ma quello delle lettrici, cioè qual è il nostro pubblico, insomma il pubblico dell'editoria femminista. E poi, visto che c'è anche Silvia, magari se gettiamo uno sguardo anche al tema dell'editoria scolastica, che appunto è un altro campo possibile di interazione. Adesso comunque sentiamo Silvia Neonato, e poi Laura Lepetit, e poi apriamo il dibattito. Silvia, allora. Ciao,
Salve a tutte. Più che dell'editoria scolastica, che non mi sento così preparata, ma vedo che chi se ne occupa continua a protestare, basta andare a vedere su Facebook i vari siti sul fatto che ci sono veramente ancora testi vecchi, consunti, insomma le proteste sono continue. Raccolgo, siccome io continuo a scrivere sul secolo XIX e come dire, ho avuto metà della mia lunga carriera di giornalista iniziata nel 76 su un giornale femminile, Noi Donne, sono stata la prima femminista a entrare in una redazione di Donne Deludi, ma certamente era un mondo già allora molto, molto interessante, completamente diverso. Ecco, la cosa che invece mi preme di più, proprio perché ho avuto sempre rapporti, come dire, con mondi molto misti, no? Ho lavorato alla RAI, diciamo tra il 77 e l'87, 10 anni tra televisione e radio. Mi interessa molto capire la domanda, non siamo soltanto una nicchia, quanto l'editoria femminista ha influenzato, diciamo, il mainstream. Allora, secondo me tantissimo, ma senza particolari riconoscimenti. Faccio un esempio. Radio 3, che è il luogo più amico, se vogliamo, per certi versi, delle donne, ha la rubrica al mattino alle 9, quella in cui leggono le pagine culturali, non citano mai riviste delle donne, ma citano l'incitabile, riviste incredibili su siti del Polo Nord. E mai ho sentito leggendaria di WWF, Letterate Magazine, di cui sono la direttrice, che è legato alla casa, alla Società Italiana delle Letterate, che è stato uno dei primi magazine femministi creato da Bia Sarasini nel 2012. E questo è un bruttissimo segnale. Ogni tanto Fahrenheit si accorge di noi, ma direi sostanzialmente grazie alla sensibilità di Loredana Liperini, che è una giornalista e scrittrice femminista. Allo stesso modo, alla televisione, raramente sono un po' aumentate le donne, pochissimo, interpellate, le competenti, diciamo. Ma come vedete, difficilmente, a parte poche, mi viene in mente Giorgia Serughetti, vengono interpellate come femministe, no? Pensate una che scrive su Internazionale come Dominiani, quante poche volte è stata chiamata. Cioè, è vero che in tutte le classifiche librarie le donne sono prime, è vero che esistono sempre di più lettrici, lettori, credo che non siano aumentati i lettori di donne in Italia, e come sapete siamo uno dei paesi in Europa in cui i maschi leggono meno libri di donne insieme ai lettori turchi, e lo dichiarano, proprio dicono: io non leggo libri di donne. C'è un fenomeno che a me interessa molto e che vorrei in qualche modo indagare, non so da che parte cominciare, che è la nascita di una sorta di lobby virtuosa delle scrittrici giovani che si sostengono molto tra di loro, non solo dentro il Festival Inquiete, che è un festival di letteratura tutta di donne, ma attraverso una rete che passa su Facebook, che passa in alcuni circuiti, a Roma, a Tuba, anche a Genova c'è una piccola libreria molto, molto carina che si chiama Good Morning, che è in centro storico. C'è una proprio desiderio di promuoversi e sostenersi. Per esempio, su Robinson, una scrittrice, scrittrice, ma insomma su Robinson fa la giornalista come Nadia Terranova, spessissimo promuove donne. Ecco, ma andiamo sempre su sensibilità individuali, no? Come Dacia Maraini fa da 30 anni sul Corriere della Sera. Allora lei era veramente una mirabile eccezione. Adesso abbiamo sui media
più mainstream, una serie di sentinelle attente, assolutamente capaci e empatiche col mondo del femminismo, ma mi piacerebbe sapere da Maria quante volte, per esempio, quanti giornali hanno recensito e valorizzato Feminism, ecco, per dire, così come io sto a Camogli ormai, sono una genovese finta, qui c'è un festival della comunicazione, è arrivato al 7º anno, la comunicazione è il luogo delle donne, il 1º anno venne l'enciclopedia delle donne, ma c'è un record negativo del 10% di presenze femminili e appunto in un mondo come il nostro, no? Che è veramente ormai pieno di donne nel giornalismo, nell'editoria, come ha detto Anna Maria, nelle case editrici. Ho l'impressione in qualche modo che è vero che siamo meno di nicchia, anche perché siamo un numero ormai veramente altissimo di tutto, di lettrici, di giornaliste, di scrittrici premiate, di festival delle donne. Pensate alla reazione che hanno avuto alcune quando hanno risposto al Festival della Bellezza. Vi ricordate quello veneziano tutto di maschi? Immediatamente Michela Murgia ed altre hanno reagito creando un controfestival sulla bellezza tutto di donne. Cioè, sicuramente Feminism è una cosa enorme, apprezzatissima. Non vorrei, scusatemi, apparirvi, come si dice, pessimista o rovina felicità. Ma appunto, mi accorgo che intorno è molto difficile, cioè io lo vedo anche sul giornale. Se propongo un'intervista a una donna, a una scrittrice, a uno scrittore, tuttora è diverso. Appunto, se protesto col mio comune, perché finanzi al Festival della Comunicazione, dico scusate, ma con i soldi di noi contribuenti invitate una relatrice su 10 e gli amministratori pubblici cadono dal pero, come si dice. Oh, ma va. Tuttora esistono sacche, secondo me, consistenti di resistenza. Non parliamo della lettura del Corriere della Sera, dove c'è recensito un libro di donne ogni 7 di uomini, o del Domenicale del Sole, dove c'è una donna ogni 7 uomini, anche lì se va bene, recensite e segnalate. Se guardo dal mio lato, quello dei luoghi maschili, diciamo dell'informazione, che peraltro sono stra in crisi, per carità, parliamo di mondi a loro volta in grande difficoltà e sono d'accordissimo con voi che bisogna guardare altro e oltre. Però se guardo dentro questi mondi avverto resistenze tremende e in qualche modo il desiderio di tenerci come nicchia. L'altra cosa che vorrei dire è che sono d'accordissimo sull'esplorare il più possibile i luoghi delle giovani generazioni, non solo Netflix, che veramente è intergenerazionale, ma per esempio penso ai podcast che fanno certe autrici e che sulle quali, sui quali podcast si scambiano di tutto e di più, non per non dire Instagram e tutte le moderne diavolerie tecnologiche. Esiste tutta una serie di luoghi in cui, se Dio vuole, passa la comunicazione femminista, no? E appunto mi chiedo quanto ancora dobbiamo scava scava vecchia talpa, dobbiamo scavare per emergere completamente. Poi ha ragione. Mille cose sono giustissime di quelle che avete detto. 7 donne candidate allo Strega su 12. Oggi, tra l'altro, adesso ci sarà la cinquina. Voglio sapere, vedere dei 5 quante donne escono. Insomma, anche al Campiello c'è un buon numero, 3 a 2. Certo, i segnali sono moltissimi, tutti importanti.
Io avverto, sarà che sto invecchiando e vorrei un po' vedere dei risultati più forti, ma vedo comunque ancora grandi, grandi resistenze. Sulle letterate magazine non dico niente, ma noi anche seguiamo ovviamente tutti i mezzi possibili, la letteratura, la TV, siamo collegati alla leggendaria. Credo, ecco, fondamentale una rete tra noi, di più ancora con le piccole editrici. Mi sono riproposta di dire a Anna Maria, facciamo su leggendaria, letterate, magazine, valorizziamole, quelle che voi avete intervistato, alcune le conoscevo, altre no. Cioè, continuiamo a costruire un mondo altro che prima o poi sarà sempre meno altro, no? In fondo, appunto, abbiamo persino una vicepresidente degli Stati Uniti, insomma, forse ce la possiamo fare. Grazie Silvia. Adesso sentiamo Laura che appunto ci dà la voce proprio dell'esperienza storica, vero? Per quanto riguarda il rapporto fra editoria femminista e editoria generale. Sentiamo quindi il suo contributo. Dovresti aprirti il microfono, Laura, oppure te lo apre Antonella. Antonella riesce ad aprire l'audio di Laura È Lepetit. aperto? Ah, sì, adesso sì, ti sentiamo. Ciao. Sì, appunto il rapporto tra le case editrici femministe, e intendo tutto, no? Riviste, eccetera, eccetera, e l'editoria, come la chiamiamo, normale, generica, mi ha sempre incuriosito perché secondo me c'è da parte dell'editoria generica una grande attenzione e una grande curiosità su quello che facciamo noi, ma assolutamente negata, assolutamente nascosta. Cioè non ammetteranno mai di avere interesse e curiosità per quello che facciamo noi, cosiddette femministe, nei nostri ambiti segreti. Però invece ci copiano. Non voglio parlare degli inizi, come diceva Anna Maria Crispino, dell'età delle caverne, quando ho cominciato io, ha cominciato lei, in cui le stesse scrittrici dicevano: no, ma io scrivo come un uomo, insomma, non si ammetteva che esistesse la cosiddetta, come dire, una cultura diversa, una possibilità di mettere in luce proprio un intero mondo che veniva neutralizzato, perché allora, per esempio, le donne nei cataloghi degli editori erano pochissime. Soprattutto erano delle grandi narratrici, no? Delle scrittrici di romanzi più o meno rosa. Non è che scrivevano guerra e pace, scrivevano via col vento, ma insomma, però vabbè, c'erano anche delle Virginia Woolf, d'accordo, e così via. Per cui nella saggistica poi di donne ce n'era una ogni 50, non so. Allora i tempi erano veramente cupi. Adesso io sono molto contenta di quello che hai detto tu, Anna Maria, cioè che è un momento positivo che questi grandi gruppi editoriali che sembravano mostri che avrebbero schiacciato ogni iniziativa, in realtà hanno, non si sa come, forse perché la cultura stessa è un'araba fenice che rinasce dalle sue ceneri, hanno lasciato spazio a una quantità di piccoli editori che producono delle cose veramente interessanti. E questo è un fenomeno che io avevo come intuito, ma
tu hai dato dei numeri molto molto consolanti, no? Il 30% della produzione, che è enorme. E questo significa anche che il nostro modo di fare cultura, di fare editoria, è interessante perché proprio si basa su degli elementi preziosi che sono la relazione diretta tra, per esempio, autore e editore, la relazione diretta tra una ipotesi culturale precisa, no? Non è che pubblichiamo questo e quello, ma pubblichiamo quello che riguarda una certa ipotesi culturale che fa da sostegno. E queste sono le caratteristiche della buona editoria, erano le caratteristiche anche dell'editoria generica, poi si sono perse perché adesso l'editoria generica pubblica, si fa un'unica domanda, ma vende? È una domanda che di culturale purtroppo non ha nulla. Allora io penso, come Silvia Neonato, che anzi mi aspetto che venga riconosciuta l'enorme influenza che abbiamo avuto sull'editoria generica proprio a causa di queste che vengono considerate debolezze, no? Invece sono valori portanti, sono valori vincenti nel mondo culturale. Certo, oggi, come oggi, anch'io sono abbastanza ottimista, sia perché fenomeni come femminism attirano molto gli editori di tutti, insomma, attirano molto sia gli editori, le editrici femministe, che gli editori più generici, e si fanno molto notare. E poi è vero che dovremmo sfruttare di più forse quello che ci ha rivelato questa terribile pandemia, cioè lo streaming. Ecco, se forse riuscissimo a mettere insieme, non dico un canale televisivo, bene, la produzione di Archivia, magari c'è già, insomma, un luogo dove andare a ripescare recensioni, convegni, eccetera, tipo una biblioteca visibile. Non ho altro da dire se non che mi aspetto dall'editoria generica un riconoscimento molto ma molto maggiore di quanto abbia fatto fino ad ora. Grazie Laura, devo dire che Laura è sempre la più coraggiosa, quella che fa le proposte più audaci. Una volta aveva proposto un giornale femminista online, a questo punto ci propone appunto la televisione o la biblioteca universale, quindi benissimo, rispetto alle proposte che possiamo fare. Volevo dire che siccome nella chat ci sono stati numerosi interventi fra di voi, cioè vi siete appunto, diciamo, in qualche misura, vi siete commentati, vi siete rafforzati, avete interloquito nella chat, a questo punto magari darei di nuovo la parola a tutte voi, se credete, per aggiungere considerazioni o riflessioni rispetto a quanto è stato. Quindi Maria, Anna Maria, Laura, Silvia, se volete di nuovo. Filiera di un'editoria di donne. Benissimo. E questo è un fatto di mettere
imponente in una dimensione di nicchia, ecco, il passo è ovviamente tradizionalmente conosciuto, ma oggi forse secondo me è importante fare anche da parte nostra in qualche modo, cioè nel rifiuto che questo sia. Ho sicuramente una serie di situazioni di cui prima Silvia sottolineava la problematicità e fatica, non ci sono nuove, immaginiamoci. Anche le situazioni amiche lo sono sempre entro certi limiti e soprattutto si basano, mi sembra che lei lo dicesse, su situazioni relazionali. Ora questo da una parte è un dato diffuso e va bene, ma dall'altra in realtà denuncia anche qui un qualcosa che va superato, perché non c'è più bisogno di conoscere questo per andare a finire su Radio 3, a Fahrenheit, piuttosto che a Terza Pagina, insomma. Mentre invece l'esperienza, noi negli anni passati ci siamo avvalse fin da subito di un ufficio stampa, quest'anno che ci ha dato anche dei risultati, risultati molti dei quali andavano sul web ma anche sulla carta stampata. Quest'anno abbiamo il nostro ufficio stampa è partito dopo che noi eravamo già partite, però sta dando dei frutti e quello che cosa dovremmo tenere sotto occhio, ma indubbiamente non elimina assolutamente le criticità già sottolineate. Tuttavia non mi stupiscono, perché diciamo se c'è un qualcosa che può dar fastidio è proprio questa presa di parola, no? Che noi continuiamo ad avere e a dare. Come organizzarsi per aggirarla? Appunto, maggiori sinergie tra di noi, ma anche con altri soggetti. Io per questo prima altre situazioni e soprattutto un grande uso di una serie di strumentazioni che forse noi fino ad oggi abbiamo usato meno o comunque non bene. Dobbiamo imparare. Facebook, per esempio, noi quest'anno per la prima volta ce lo abbiamo, nel giro da quando l'abbiamo aperto a, che ne so, 10 giorni prima, 10 giorni dopo già avevamo molte, molte persone che ci seguivano. E questo penso che sia una di quelle cose che dobbiamo gestire sempre di più e sempre, diciamo così, indirizzandole. Questo penso che sia un elemento molto, molto importante. D'altro canto, la cosa su cui penso sia irrinunciabile se noi vogliamo continuare il nostro lavoro è quello di farlo con grande cura. Noi che proponiamo e che organizziamo, editori ed editrici e scrittrici, perché lì, diciamo così, c'è in qualche modo, no, di fare la differenza. A me quello che interessa soprattutto è di non cadere nell'indifferenziato ed è questa la cosa su cui mi piacerebbe che insieme riuscissimo, diciamo così, a puntare. E quindi la capacità di uno stare in un percorso complesso, così come è, ma senza questa caduta, che mi sembrerebbe farci perdere un'identità a cui teniamo. Certo. Se posso prendere qualche minuto ancora, volevo come dire, sottolineare l'importanza del punto di vista che ci ha esposto Silvia, perché è solo quando si sta in questa posizione che lei che si riesce a vedere sia quello che accade al centro, a quello che ci sembra il centro. Ormai i quotidiani lo sono sempre meno, ma continuano a essere considerati, come dire, lo specchio e la rappresentazione di una presunta tutte le parti, sia in quel territorio mobile fantastico pieno di proposte e di attività e di come dire, appunto quei luoghi in cui siamo abituati a stare e che ci consente di avere appunto questo doppio sguardo di centro e di periferia della realtà, e la realtà è più avanti di quella che ci racconta, come dire, il mainstream, come dire, il discorso cui si faceva
faceva anche riferimento prima Laura. È vero che siamo in anni che, adesso non voglio fare un'analisi politico e sociologica, ma a partire da Non Una di Meno, quindi tutto il discorso che ci è venuto contro le donne, fino al MeToo, quindi la denuncia, l'emersione di questo enorme fenomeno di violenza d'altro tipo, di lei ha mobilitato una parte consistente delle giovani donne di adesso. Questi fenomeni, secondo me, hanno molto spaventato i cosiddetti detentori del potere. Negli anni Ottanta questo fenomeno di reazione, diciamo, dei centri di potere maschili e patriarcali alle attività delle donne, sì, oggi dobbiamo recuperare, perché siamo qui, siamo in una situazione sotto attacco dal punto di vista politico, da una destra molto più conservatrice una decina d'anni fa, sono sotto attacco fisicamente, perché i livelli di violenza, dal catcalling, cioè dal gallismo di strada, fino ai femminicidi, sono gli unici reati che continuano ad aumentare, mentre in altri settori questi reati sono diminuiti. Sono aumentata presenza, visibilità e presa di parola, pure, ma anche appunto in voce, è un fenomeno che spaventa chi il potere l'ha sempre detenuto, spaventa chi decide, come dire, le sorti politiche, sociali ed economiche di questa fase storica. E in Italia questo è particolarmente visibile, proprio perché siamo di fronte a un quadro politico estremamente aggressivo per certi versi. Io penso, ma faccio degli esempi banali, penso all'attività di un senatore come Pillon, fino alle terribili vicende che riguardano le madri a cui vengono sottratti i figli, come Laura Massaro. Non sono situazioni o contingenze che non possiamo, possiamo trascurare, che possiamo tenere a margine rispetto al discorso più generale di come si fa a far passare la nostra proposta culturale più generale e a far passare una legittima richiesta di riconoscimento come quella che ha fatto Laura Lepetit. Se persino rubriche culturali come quelle di Radio 3 o Terza Pagina continuano ad ignorare le riviste delle donne, che tra l'altro, se mi consentite, vendono e sono diffuse molto più della maggior parte delle riviste culturali italiane. Io faccio parte di una organizzazione che si chiama CRIC, che è appunto il coordinamento delle riviste culturali italiane, e vi devo dire che i dati che registriamo, per esempio come Leggendaria, sono infinitamente migliori di quelli dell'80% delle altre riviste presenti nel loro catalogo. Allora, vogliamo puntare sui fatti, capire che è sui fatti sul che dobbiamo contare e su cui dobbiamo farci forza. Quando dicevo prima che all'inizio del secondo decennio del millennio, diciamo intorno al 2010-2012, la grande editoria commerciale, quella che giustamente Laura descrive come dedita al profitto, quindi con un, come dire, con una fisionomia culturale molto labile e piuttosto opportunista, direi,
copriva l'80% del fatturato complessivo dell'editoria e oggi invece gli editori indipendenti sono saliti al 34%, quindi hanno guadagnato una fetta molto consistente del mercato editoriale. Questo è un fatto che ci deve tenere con i piedi ben piantati per terra, sapendo che questi fatti e questa realtà sono quelli che giocano a nostro favore. Con tutte le preoccupazioni che giustamente Silvia sottolinea, perché poi giochiamo anche Silvia purtroppo sui piccoli poteri, sui piccoli comuni che sono ricattati da chi organizza eventi che vengono ritenuti popolari, eccetera, eccetera. E non mi dilungo su questo perché credo che ciascuna di noi nella sua vita e nella sua attività ha esempi lampanti di come, al di là dei grossi scenari, poi nella vita quotidiana sono i piccoli poteri che ci mettono in croce e ci fanno fare molta più fatica di quella che dovremmo nel portare avanti i nostri progetti. Grazie Anna Maria. Ricordo intanto a tutte che è aperta la possibilità di intervenire. Chi vuole intervenire può scriverlo nella chat oppure alzare la mano. Benissimo, quindi è possibile intervenire. E per quanto riguarda il discorso importantissimo dei media, della stampa, della televisione, della radio, mi chiedevo se non valga la pena, magari anche come Casa delle Donne di Milano, di fare un'iniziativa coinvolgendo anche la rete delle giornaliste Giulia, qualche cosa appunto che ponga questo tema, insomma, della presenza, no, della scrittura femminile un po' su tutti, in tutti i campi, perché è verissimo che si citano a volte riviste di nessun rilievo e invece ci sono riviste molto più lette come le nostre, che non vengono assolutamente prese in considerazione. Questo è un aspetto su cui forse possiamo proprio anche muoverci, credo, anche in maniera abbastanza così, abbastanza pratica. Non so se su questo Silvia o Laura vogliono Sì, aggiungere qualcosa o su altro. io su Giulia sono stata anche in direttivo. Ecco, Giulia è un'altra classica organizzazione di donne di nicchia, sempre meno perché sono bravissime, tenacissime. Dico sono perché sono molto più tenaci di me, per esempio sul piano sindacale, tutto quel piano all'interno dell'Ordine dei giornalisti. È un po' una zattera nel naufragio come i quotidiani, no? Ma i maschi tengono strettamente il timone. E sì, si può coinvolgere Giulia. Io tenterei di invitare anche due o tre donne della redazione della RAI di Milano, che magari si guardano bene dall'essere in Giulia, no? Perché ce ne sono ancora tante donne che dicono: no, per carità, io non sono femminista. E coinvolgerle, ovviamente, insieme a quelle di Giulia. Io vorrei tanto anche coinvolgere appunto un canale come Radio 3, perché non è possibile che sia così sgarbato politicamente con le nostre iniziative. Io non ne posso più. Lo vivo come quella è una grande prepotenza, non le piccole prepotenze locali dell'ignorante di turno che fa il festival a Camogli piuttosto che a Chiavari e non chiama donne. Dico anche ente pubblico che tra l'altro è chiamato ad attuare l'articolo 3 della Costituzione, vorrei ricordare. E poi i privati, ahimè, come dire, non ci possiamo fare niente, ma io sì, sono d'accordissimo con tutto quello che ha detto Laura, che in parte anch'io dicevo, sì, occorre assolutamente tentare di mobilitare sempre di più. Sapete la giustificazione che mi hanno dato tre diverse persone che io ho intervistato di tre festival diversi italiani? Le invito le donne. Ho chiamato Michela Murgia, Concita De Gregorio e Michela Marzano, dicono sempre queste tre, ma non possono. Allora, anche lì è possibile che conoscano solo cinque nomi di donne? Certo. Cioè, è interessante, no? Uno dice: ma aprite il cervello, appunto, siete dei naufraghi nella tempesta, ora la televisione un po' meno. Ma pensate, appunto, uno come Floris, quante poche donne ha, pensate alla figura paterna
penosa di Zorro, Diego Bianchi, sulla Rula Gebral, che ha detto: oh, noi maschilisti, sì, non avete mai una donna. C'era Schianchi lì seduta in redazione, che in genere sorride e non dice niente. Voglio dire, è avanti così, no? Certamente mi piace molto la cosa che ha detto Maria Palazzesi dell'uso dell'ufficio stampa. Lì è il discorso che dovremmo essere più ricche. Beate voi che avete trovato 4 soldini per pagare un ufficio stampa. La prossima vita mi voglio occupare dei fondi per le donne, perché se penso ai soldi che hanno preso il Manifesto, Libero, il Foglio, metto appositamente 3 fogli diversissimi e voi capite che le mie simpatie non vanno a Libero. E i non soldi che ha preso Feminismo o Leggendaria o DWF, mi viene un nervoso che la prossima vita nasco e voglio capire come scusa, si fa. Subito. Non c'è bisogno della prossima vita. Comincio ad avere i miei annetti e queste cose sono un po' noiose per me, ma dovremmo, ecco, perché non ci mettiamo tutte insieme? Infatti. E finanziamo, ognuna ci mette il suo anche poco, una giovane capace di fare questo mestiere, cioè cercare fondi europei, cavoli, tutti hanno i fondi europei per le iniziative delle donne. Questo Anna Maria lo sa perché la tormento, la conosco da 45 anni, eravamo all'asilo e adesso ne abbiamo 52, ovviamente. La tormento da 40 anni, ma almeno da 35 sui soldi. No? Questo mi piacerebbe fare. Facciamoci venire un'idea di un network economico che paghi qualcuno che ci cerchi risorse economiche e facciamo la rivoluzione. Nei media. Sì, devo dire che questo tema, tra l'altro, dell'ufficio stampa era stato posto anche delle piccolissime editrici che magari devono consorziarsi per potersi permettere un ufficio stampa condiviso. Insomma, questo potrebbe essere un discorso che vale anche su altre cose. Poi in chat a questo punto ci scrive Rossana Di Pazio che è possibile che conosco sempre le stesse, si intende le tre, Michela Moge, eccetera. È un grande problema di onestà intellettuale, bisognerebbe ammettere di essere ignoranti. E le tre forse dovrebbero capire che intorno a loro c'è tanto lavoro da valorizzare, questo non c'è dubbio, non possono essere soltanto appunto queste portavoce, che poi per forza non vengono, perché sono talmente prese che non hanno tempo libero. E quindi bisogna assolutamente allargare il parterre. Bene, ci sono altre cose che vogliamo dirci da parte di Laura o da parte delle persone che stanno assistendo al nostro incontro? Ma un tema che si potrebbe affrontare a Feminism è proprio questo, della come si chiama, della avidità culturale della editoria mainstream rispetto i temi proposti dalle donne senza mai riconoscerli. Voglio dire, io adesso non voglio sempre vantarmi, ma se non c'era la tartaruga, ma chi avrebbe pubblicato i libri di Diotima? Ma nessuno. Ma chi avrebbe pubblicato Maria Schiavo, Bibi Tomasi? Ma veramente nessuno. Oggi invece tutti si precipitano a pubblicare quasi qualsiasi cosa che abbia odore di femminismo, perché hanno capito che più o meno va. Però lo fanno anche in modo sbagliato, saltando dei testi importanti, proponendoci dei testi. Insomma, c'è sempre da fare un lavoro di ricerca che sta facendo naturalmente Crispino e anche altre, di testi che vanno pubblicati perché nessuno li vede. Ma io sono veramente stupefatta e anche molto arrabbiata per come l'editoria, chiamiamola mainstream, abbia divorato tutte le proposte culturali femministe, cancellandone però l'origine. Dovrebbe essere un dibattito da rendere pubblico.
Eh sì, certo. Si chiama appropriazione, una vecchia storia, eh. Riconoscere l'origine è fondamentale, certo. Verissimo, la tartaruga è stata fantastica per le donne italiane, dice Silvia Neonato. Verissimo, Laura, abilità culturale, lo conservo come parola preziosa. Ma adesso rivendichiamo anche quello, insomma, quello che ci spetta, è ora di rivendicarlo, mi pare. Certo. Potrebbe essere un tema di femminismo, no? Visto che Assolutamente. vengono gli editori anche mainstream o generici, insomma, visto che sono interessati, allora però sappiate che la nostra opinione di voi è un po' triste. Non è entusiasmante, ecco. Maria, volevi aggiungere altro? No, mi pare che tutte le cose che sono venute fuori, diciamo, dobbiamo proprio rilavorarle, perché poi di fatto in questo tipo di incontri quello che dobbiamo fare è soprattutto, no, mettere sul tappeto una serie di cose, di proposte, cioè, di cose su cui pensare soprattutto, anche di dati. E mi sembra che già molti ne siano venuti fuori, il che significa che secondo me è verso questa direzione che ci dobbiamo muovere. Io penso che una delle cose più importanti che dovrebbe essere fatta è ricostruire un livello di sinergia molto forte tra tutte quelle che sono le realtà che si muovono all'interno del mondo del femminismo, della politica delle donne, dell'editoria in questo senso, perché forse questa cosa ad oggi dovrebbe essere ripensata, rivisitata, ricreata. Credo che ci sia bisogno di uno sforzo creativo, certamente per vedere le avidità culturali, l'essere costretti nelle nicchie, tutte le cose che ci siamo dette, assolutamente vero. C'è anche tutto il resto. Ecco, io penso che su questo, in questo momento, lo sforzo debba essere fatto per andare un po' oltre, ecco. E credo che gli appuntamenti che ci possiamo dare potrebbero anche essere, diciamo così, consecutivi uno dentro l'altro, per poter poi arrivare anche ad avere una possibilità di analisi e di sintesi. Un po' quando prima io intervenivo parlando anche di femminism, anche nelle dimensioni che noi abbiamo realizzato, io questo, diciamo, mi pare del tutto evidente. Le fiere ed i festival, parliamo solo di quello, ma solo come esempio, eh. Erano già prima della pandemia in una situazione di criticità, c'era qualcosa che non funzionava, c'era un meccanismo, diciamo così, di come si può dire, di concorrenza troppo forte tra l'una e l'altra cosa, in una dimensione di cui quando Silvia o anche Laura, Manna Maria, parlano dicendo si chiama solo la Michela Murgia, cioè evidenziano questo elemento, mentre invece quello che a noi interessa, secondo me, è abbattere questo meccanismo, perché quello era già in crisi. La pandemia ha solo evidenziato, però ci ha dato anche la possibilità di costruire altri strumenti. Io non credo che il Feminism 5 possa essere la stessa cosa che abbiamo realizzato nel 2021, non lo penso, ma nemmeno come nel 2018. Penso che potrà vivere se ci sarà questa sinergia complessiva. Ecco, come? Bisogna lavorarci. Eh sì, dobbiamo lavorarci cominciando dal fatto appunto di mettere in comune le nostre risorse. È stata fatta anche una richiesta, per esempio, di come si può attingere, per esempio, all'immenso patrimonio archivistico di Archivia, no? Come è possibile far circolare queste cose? Oppure far circolare tutto quanto oggi può circolare tra le biblioteche femministe. Tra l'altro la nostra Esempio. biblioteca della Casa delle Donne sta entrando per fortuna adesso nella rete del Servizio Bibliotecario Nazionale, quindi vogliamo sviluppare anche su questo delle sinergie. Cioè dobbiamo assolutamente tenerci in contatto. Ripensare agli spunti che sono emersi, fare gruppo, fare pressione, unire le forze assolutamente e cercare appunto di riuscire anche a rompere certi posti che ancora ci sono, perché noi oggi usciamo da questo incontro con il riscontro molto positivo, soprattutto di quello che diceva Anna Maria Crispino, cioè di questa vitalità delle piccole editrici che non si lasciano soffocare, no? Dai mostra, dalle varie Mondazzoli e simili. E comunque registriamo ancora appunto una difficoltà, diciamo, di farci sentire, che richiede sicuramente
giustamente appunto che vengano raccolte le forze, che vengono create delle sinergie come tutte quante oggi stiamo dicendo. Magari ci ripensiamo ancora alle cose che sono venute fuori oggi, poi vi manderemo un report e metteremo sul sito il risultato di questo incontro, che interessa molto di più di quanto magari non possa registrare la partecipazione a questo punto un po' limitata anche per il periodo, ma in realtà questi temi interessano moltissimo anche alla Casa delle Donne, molte. E quindi cerchiamo sicuramente di tenerci in contatto, perché appunto siamo di fronte a un mondo in rapida evoluzione, dobbiamo tenerci al passo con i mezzi, dobbiamo soprattutto riuscire a far sentire forte la voce delle donne in tutti i modi in cui per noi sarà possibile farlo, proprio andando là dove magari incontriamo le resistenze più forti, appunto anche da parte di giornali, televisioni e così via, insomma. E quindi direi che appunto si tratta di sviluppare ancora di più le nostre sinergie da tutti i punti di vista. Credo comunque che possiamo oggi essere soddisfatti di questo incontro per quello che c'è, perché abbiamo lavorato insieme, insomma non ci siamo autocelebrate, o non abbiamo fatto discorsi, abbiamo cercato appunto di affrontare in concreto una serie di problemi, alcuni spunti sono emersi, e quindi direi che dobbiamo assolutamente proseguire in questo lavoro di interazione fra le editrici, ma anche tra le case delle donne, insomma, e tutto quanto, insomma, perché e quindi teniamoci in contatto e cerchiamo appunto di fare rete il più possibile. Io a questo punto vi saluto, vi ringrazio moltissimo per i vostri contributi che sono stati veramente preziosi, tanto più preziosi in quanto appunto non celebrativi o retorici, ma proprio di informazione su dati, su problemi, su tematiche molto molto importanti. Ricordo che ci saranno altri appuntamenti per noi per quanto riguarda le librerie delle donne, ma sicuramente gli spunti che sono emersi da questo lavoro sicuramente andranno avanti e ci riserviamo di lavorarci in tutti i modi che saranno per noi possibili. Ciao Anna Maria, ciao Silvia, ciao Maria. Ciao. A presto. Ciao, a presto. Buona estate, che ce la siamo anche meritata magari. Buona estate, ma comunque teniamoci in stretto contatto. E buon lavoro a tutte noi e grazie ancora di esserci state oggi. Grazie. Buona serata a tutte. Buona serata. Ciao. Ciao. Qua. Sì, Rossana saluta, ci stiamo salutando, va bene.